Ciao a tutti! Oggi vi mostriamo l'applicazione di una pellicola adesiva su quest'anta da cucina senza l'utilizzo di alcun primer di adesione. Ce l'avete chiesto più volte e quindi proviamo insieme a voi a fare questo test di applicazione utilizzando questa pellicola color larice sabbiato, che è il codice VD031. Vediamo il procedimento. Innanzitutto ci serve la nostra pellicola, che abbiamo già tagliato mantenendo un po' di margine, la nostra spatolina, eccola qui, il nostro cutter o taglierino che dir si voglia, e la nostra pistola termica. Andiamo adesso a vedere anche i vari passaggi. Allora, cerchiamo sempre di fare un'applicazione abbastanza facile. Togliamo subito la carta posteriore della nostra pellicola, in questo modo, lasciando la parte adesiva in alto praticamente. Prendiamo la nostra antina e andiamo a posizionarla al rovescio, in questo modo, così. Ora giriamo la nostra antina e andiamo a fare un piccolo risvolto per evitare che la pellicola si attacchi ovunque sul tavolo. Dobbiamo partire sempre dal centro, quindi stacchiamo leggermente la pellicola al lato e ci praticamente aiutiamo in modo da arrivare fino a quel punto qua. Con la spatolina, così, andiamo ad applicare appunto la parte superiore, arriviamo fino a dove c'è il rilievo della bugna. Ora con la pistola termica andiamo ad ammorbidire, scaldare ed ammorbidire la pellicola e iniziamo a sagomarla. Vedete, adesso la scaldiamo così e inizialmente con le dita vado a sagomare lo spigolo, il primo spigolo, ecco così. Questa operazione poi andrà fatta anche agli altri lati della nostra antina. Applichiamo la pellicola anche al lato opposto facendo lo stesso procedimento. Scaldiamo così e io mi trovo meglio con le dita inizialmente, andiamo a sagomare lo spigolo. Scaldiamo, giriamo e andiamo praticamente a sagomare i primi quattro lati della parte dove si trova appunto la bugna. Facciamo anche l'ultimo lato. Ecco, questa comunque è un'applicazione che richiede un minimo di manualità, poiché la pellicola rimarrà comunque sempre in tensione, quindi magari il suggerimento è di fare sempre un po' di pratica prima e poi passare a questo tipo di applicazione. Il passaggio successivo è quello di andare a modellare la pellicola all'interno degli spigoli della nostra bugna, in questo modo facendoci aiutare dalla pistola termica, quindi scaldando e modellando. Anche la cornice sopra va modellata in questo modo. Procediamo anche con tutti i lati della nostra anta. Utilizziamo sempre la pistola termica, scaldiamo così e andiamo a fissare bene la pellicola fino allo spigolo esterno, così, ecco, se c'è qualche scanalatura ci andiamo dentro e completiamo tutta la parte superiore. Una volta fissata lì andiamo a chiudere i quattro angoli esterni della nostra antina, sempre scaldando e modellando la pellicola in questo modo. Adesso facciamo vedere un angolo, l'abbiamo scaldato e poi andiamo a tensionare la pellicola così, in modo da fissarla bene. Poi con il cutter o taglierino andiamo a tagliare sullo spigolo del retro della nostra antina e sempre con l'aiuto del phon scaldiamo e andiamo a modellare anche qua. Rimuoviamo la pellicola in eccesso sia da un lato
che dall'altro, così facciamo la stessa operazione su tutti e quattro i lati. Ora sempre con il taglierino andiamo ad incidere e a rimuovere anche l'altra pellicola in eccesso, lasciando circa un centimetro, un centimetro e mezzo di pellicola applicata. In questo caso anche qua abbiamo scaldato, vedete, tensioniamo e andiamo a rimuovere la pellicola in eccesso. Procediamo così su tutti i lati. Rimuoviamo tutta la parte di pellicola in eccesso lungo tutto il bordo e procediamo con l'applicazione del fondo sul retro della nostra antina. Qui velocizziamo un attimo il video perché è abbastanza semplice come applicazione, basta stendere la pellicola, usare la spatolina e poi con il taglierino andiamo a rimuovere lasciando qualche millimetro all'interno, solo un paio di millimetri circa, in modo che le pellicole siano unite le una sull'altra ed evitiamo in futuro problemi di distacco. Giriamo la nostra antina e questo è il risultato finale. Ecco il nostro consiglio, quello di utilizzare in questo caso, avendo molte sagomature, un primer di adesione soprattutto nei punti di maggior tensione ed evitando così anche eventuali distacchi in futuro. Tenendo presente appunto che non è stato utilizzato nessun primer, siamo soddisfatti di come è riuscita. Spero vi sia piaciuto e vi sia di aiuto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!